Le risponderò subito dopo l'intervento di Berardo. Grazie. Signor Presidente, ci appelliamo a lei perché adotti profondi tagli ai costi inutili a partire dall'eliminazione dei vitalizi per gli assessori esterni, l'applicazione del sistema contributivo per consiglieri e assessori, l'effettivo dimezzamento delle commissioni consigliari, l'abolizione dei gruppi formati da una sola persona senza legittimazione elettorale, l'abolizione dell'indennità di Presidente e Vicepresidente di Commissione. Le chiediamo inoltre di mantenere le promesse elettorali e trasformare la Regione in una casa di veto attraverso l'approvazione dell'anagrafe degli eletti e denominati così come proposta dal gruppo radicale in Consiglio regionale. 50.000 persone si sono rivolte con queste parole in 24 ore al Presidente della Regione Polverini e a lei, signor Presidente del Consiglio. Come radicali vogliamo dire due cose. La prima, queste commissioni speciali non le abbiamo volute sin dall'inizio e ci sono video che pubblicheremo e abbiamo già pubblicato a testimonianza del fatto che siamo stati soli all'inizio a denunciare questa situazione. Secondo, Presidente, è che queste commissioni speciali sono state volute dalla Giunta Polverini, perché ogni volta che sono stati ripresentati emendamenti per la loro abolizione l'assessore Cetica ha detto parere contrario. In queste ore invece è andata in scena una cosa inaudita, inaudita in televisione, e abbiamo scoperto due cose che dovrebbero far riflettere questa istituzione. La maggioranza non c'è, il PDL è andato con il suo ex capogruppo Fiorito a raccontare quelle cose e raccontando come sono state vissute all'interno di quel partito di maggioranza relativa i finanziamenti ai gruppi. La Presidente Polverini nel frattempo in un'altra televisione diceva di non sapere cosa, di avere una lista a suo nome di 13 consiglieri per cui non sapeva quale fosse il bilancio. Ebbene, quindi gli mancava sia la conoscenza del gruppo di maggioranza relativa e sia la conoscenza del gruppo che porta il suo nome. In più, la Presidente Polverini, e basterebbe questo per le dimissioni subito dopo questi atti che affronteremo in Consiglio, ha detto che la Presidente della Regione ha scoperto, quindi deve avere anche studiato, ha come stipendio una cifra più bassa di un consigliere regionale. Una cosa incredibile e inaudita, primo perché non è vero e secondo perché non sa che lei stessa è un consigliere regionale, che ha anche un'indennità di carica di presidente di regione. Tutte queste cose sono state dette di fronte a milioni di persone e qui siamo in 30 e magari verranno ritagliati i pezzi per dire che sono tutti uguali. No, Presidente, noi radicali non ci stiamo, spero che altri si alzino qui dentro per dire che non è così, non può essere così. Volevamo tutto online, l'anagrafe pubblica degli eletti, gliel'abbiamo detto dal primo giorno di questo Consiglio, l'abbiamo fatto, abbiamo interessato Sergio Rizzo, il Corriere della Sera. Lo scandalo è nato non perché noi volessimo attaccare qualcuno, ma volevamo rendere pubblico quello che facevamo noi. Quello che facevamo noi, dopodiché sono sorte le altre questioni. Ebbene, abbiamo proposto anche in questa sede l'anagrafe pubblica degli eletti e denominati, la trasparenza, tutta la pubblicità online. Lei ha detto in un altro momento, in questo momento non va bene. Mi auguro, Presidente, che la prossima seduta possa essere quella giusta, ma le motivazioni per cui fino a oggi non è stata votata una legge di quel tipo è perché la maggioranza è venuta da me a dirmi non possiamo votare leggi che abbiano la pubblicità dei bilanci dei gruppi. Questo è accaduto. Quindi il gruppo radicale voterà ovviamente a favore di questa proposta che è stata presentata. Siamo contro le commissioni speciali da quando sono state escogitate, persino immaginando che ne servisse una per farsi dare e assegnare le Olimpiadi del 2020, anche quando quelle non c'erano più e noi le abbiamo fatte continuare a vivere per 4 mesi.
gli diciamo che siamo a favore. Grazie che ci avete ascoltato dopo 2 anni, ma è servito tutto questo, purtroppo, e spero che, prendendo atto della situazione politica non più tollerabile, istituzionalmente non più tollerabile, questa Regione e la sua Presidente prenda atto delle condizioni che ci sono e si dimetta al più presto. Grazie. Grazie. Volevo dare una veloce risposta al consigliere Nieri in merito alle osservazioni.